beh, una bella canzone questa di Storm Queen che si intitola Look Right Through. Peccato che sia rovinata invece dal nostro Walter Coda. Benvenuta. A chi rovinare la situazione? No, dai, sto scherzando, benvenuto. Buongiorno amici senza fili digitali, ormai lo sapete, l'appuntamento del giovedì è con Walter Coda. Dovete beccare questa, che volete da me. Va bene così, a Foggia si dice. Prima di tutto voglio dire che anche qui c'è un sole, spero che anche lì ci sia il sole. Sì, sì, c'è il sole, bella giornata, bella. Oh, si sa bene, la primavera sta diventando sempre di più estate, anche se tra anticiclone africano e anticiclone siberiano non si sa più, insomma. Stiamo sempre in mezzo ogni tanto. Sì, sì, non si sa se venire fuori, uscire con la maglietta a maniche corte oppure con il Montgomery, insomma, bisogna un po' adattarsi a questa temperatura. Ma se le cose che avvengono nel passato ci preoccupano, io ho pensato ad un detto che casca proprio a pennello per questa situazione. Oppure a fagiolo. A fagiolo, diciamo, nella maniera più classica. Insomma, il detto di oggi a Foggia si dice è a chiagnumurt son lacrima pers. Oh. Insomma, proprio un detto molto solare, devo dire, ottimista, bravo, continua così, guarda. Guarda che il detto è solarissimo, anche perché lo spiego, perché quando a qualcuno di noi succede qualcosa e che quindi questa qualcosa magari, insomma, non è tanto bella, bisogna andare avanti, insomma, non bisogna battersi, questa è la spiegazione più classica del detto. E io sono pienamente d'accordo, perché se succede qualcosa e questo, insomma, ci fa un po' disperare perché non sappiamo più come recuperare, acqua passata, insomma, si dice anche in un altro modo. Ma io a Foggia sono lacrime perse, insomma. Stavo pensando, ma vallo a dire invece a quanti hanno perso il lavoro durante questa crisi, insomma, altro che... Sì. Vabbè, però la mia nonna diceva non ti preoccupare mai perché quando si chiude una porta è sempre perché se ne apre un'altra. Ah, ok, oppure si apre il classico portone. E io posso davvero confermarlo, nel senso che mi sono capitate delle situazioni nella vita dove, stando lì a disperarmi un po' per una situazione che avevo perso... E io lo so, perché non riuscivi a trovare una donna, diciamocelo la verità, e poi hai trovato una poverina che proprio... Vabbè, ho avuto dispiacere di te. Ho trovato la mia metà, Antonella, che sai. bando alle ciance, quello che voglio dire è che nel momento in cui noi davvero sappiamo che ci è successo qualcosa di brutto, oppure che, ripeto, un po' ci fa disperare, lasciamo perdere, andiamo avanti, mettiamo un paletto e vedremo che la vita ci sorriderà come il sole di oggi, che è davvero molto molto allora, bello. Allora io direi anche di commentare questa cosa e commentare non solo questo a Foggia si dice, ma perché no, insomma, un'occasione anche per raccontarci un episodio veramente particolare della vostra schifosa esistenza. Sto scherzando, ma un episodio nel quale veramente avete guardato con ottimismo al giorno dopo e qualcosa di bello vi è accaduto. Infatti potete trovarci su tutti i social network, partiamo da YouTube, partiamo da Facebook, partiamo da Twitter, digitate Radio Master Foggia o Walter Coda e potete deliziare le vostre orecchie con questa semplice intervista e ovviamente fare i vostri commenti, quindi vi è successo qualcosa di grave, vi è successo qualcosa di insolito, oppure potete anche dire il detto per me interpretato in questa maniera, insomma raccontate quello che volete, commentate e commentate. Okay. Benissimo, noi commenteremo quando sarai andato via, tu non immagini quante cose diciamo di te qui, anche questo è uno scherzo, però ci risentiamo la prossima settimana. Certo, ogni settimana, insomma, non infatti. Solo, infatti tutto quello che fa parte di Foggia lo diciamo, e poi ovviamente, ripeto, aspetto i commenti degli ascoltatori, va bene? Va bene, buona giornata, caro! Ciao a tutti! Ciao, okay, ciao!